Buonasera amici appassionati di hockey pista di Brescia, dove tra qualche istante non assisteremo all'ennesimo derby vicentino tra Breganze e Thiene. Questo derby tra Breganze e Thiene, intanto Spelotto chiama lo schema. Attenzione Llorenz, si recupera pallina e palo interno di Llorenz. Palo, nulla da fare dunque per il Thiene, si riparte con il Breganze. Platero e arriva la rete sull'azione successiva al quindicesimo. Platero per l'1-0 del Breganze, subito dopo il palo di Llorenz, ma partita assolutamente equilibrata, portare gli uomini a realizzare, perché ancora una volta arriva il gol, come questo, si diceva, di un altro difensore. E questo era più imprendibile del primo gol, la doppietta di Platero che ha trovato ancora una volta il secondo palo di Pertegato. Quindi Breganze che si porta sul 2-0 a 9 minuti e 2 secondi dalla fine del primo tempo. Ci pensa quindi Franco Platero. E Breganze quindi che si ripropone in avanti con Stefano Dal Santo in avanti, pallina che era arrivata in maniera casuale a proprio lui in possesso di palle, subito pericoloso Piroli, bella la triangolazione, però lì la pallina che viene persa da Casarotto, centrale e poi sulla respinta di fare troppo tutto da solo Davide Piroli. Attenzione intanto ha un ristendersi in velocità adesso, in questo caso Platero, bravissimo, bravo Platero a rubare palla a Piroli. Casarotto, pallina che rimane lì, Casarotto centrale in doppio, Platero ci manage un po' di spazio, ancora una volta però Pertegato chiude, che sta pressando poco, lascia girare palla alle Breganze e viene fischiato il rigore. Il rigore Platero contro Pertegato. Pertegato para il primo tiro di Platero e però in seconda battuta però non riesce a fissare la pallina e quindi 3-0 tripletta di Franco Platero. Tiene che comunque si va a complimentare con Pertegato per la parata. Preferisce ricominciare però dal centropista con Platero, dalla distanza una deviazione e la rete quindi di Cacao al dodicesimo per il 4-0. Andrisani chiede il via, il tiro di Tumelero si stampa sulla traversa, ancora Spelotto in possesso, il tiro di ricominciare ancora da compagno, ancora i due che cercano di dialogare dietro porta, tanto bella il volo, una rete pazzesca, bel gol di veramente. Mattia Cocco, rete pazzesca questa, alzata e schiacciata al volo, una rete incredibile Stefano, pregevolissima la fattura di questa rete. Al dodicesimo e al diciannovesimo Mattia Cocco. Davoli dà il via al tiro diretto, Cocco parte intanto, Pertegato riesce a contrastare. Finisce qui 5-0 il risultato tra Breganze e Thiene per questa sesta giornata del massimo campionato di Serie 1. Risultato forse eccessivo per un Thiene che comunque ha dimostrato soprattutto nel primo tempo di tenere testa al Breganze, un po' di sfortuna probabilmente anche dalla parte del Thiene, alla lunga forse è venuto fuori, come si diceva, forse il limite della panchina. Manca ancora il minutaggio, sicuramente mister Casarotto dovrà allenare la squadra soprattutto su questo e forse essere un po' più cinici sotto porta per riuscire anche, come è successo nel primo tempo, buttare dentro il gol per primi, forse cambierebbe un po' anche la faccia della partita.